Abbiamo preparato qualche slide, io farò qualche slide di contesto, poi le quattro slide più operative sull'opera le illustrerà Cristian Vitali, che è l'impresa che si è aggiudicata la realizzazione di questo intervento. La prima considerazione, diciamo abbastanza plastica, è che quando abbiamo iniziato, come diceva prima il sindaco, a ragionare sugli investimenti, i copiosi investimenti che si stanno realizzando a Genova, soprattutto a valle del crollo del Ponte Morandi e del programma da 2 miliardi e 300 milioni di investimenti che stiamo realizzando, esiste una grande differenza tra investimenti in città e investimenti in porto. L'esemplificazione di quello che stiamo dicendo la vedete girando la testa. Tutto quello che vedete qua è un contemperamento delle esigenze pubblicistiche, che sono quelle che ha elencato prima il sindaco, con quelle degli operatori. Noi qui abbiamo operatori, concessionari, atti demaniali, esigenze operative, che direi che sono evidenti. In questo caso sono cantieri, vedremo molto velocemente qual era il caso di NBIC. NBIC, come sapete, possiamo andare, era il vecchio silo sgranario di Genova, sono circa 40 anni che giaceva inutilizzato. La prima cosa che abbiamo fatto, con una fortissima interazione regione-comune, autorità portuali, sovrintendenza, università, rivedere il vincolo archeologico, che non è affatto semplice, è un vincolo che accompagna la realizzazione di tutta l'opera anche nelle fasi esecutive. Voi vedete dove è situato concretamente il silo, siamo nell'area storica, il bacino vecchio, il bacino più antico del porto di Genova. Questo immediatamente significa maggiori interdipendenze, maggiori servitù, una difficoltà a dover raccordare questo intervento con tutto quello che c'è intorno, ma anche una straordinaria opportunità, perché voi vedete dov'è NBIC, è completamente innestato nella città. Andiamo avanti. Tra l'altro, no, torniamo indietro, una cosa abbastanza divertente. Vedete che di fronte a NBIC c'è il mare, andando qualche chilometro dietro c'è la neve e le montagne, con una potenzialità turistica della nostra città assolutamente notevole. Andiamo avanti. Qui si vede benissimo, guardate questa prospettiva che fa capire come questo gigantesco edificio, che è stato chiamato un grattacielo in orizzontale, è completamente nel cuore della città. Il cuore di Genova era in quell'insenatura lì, la cattedrale a qualche centinaio di metri, i rolli e quant'altro. Andiamo avanti. Questa è l'indicazione che fa vedere la vicinanza del silo, sono state alcune delle principali attrazioni storiche della città e anche ovviamente alla stazione. Quella successiva slide fa vedere invece la potenzialità straordinariamente commerciale di questo sito. Noi abbiamo a sinistra tutti i terminal crociere, cioè un bocchettone che scarica 1.300.000 passeggeri all'anno in quell'area. E guardando NBIC a sinistra, guardando NBIC a destra, abbiamo tutta l'area commerciale, turistica, il centro storico, fino all'acquario, che è certamente un'altra grande valenza turistica della città. Quindi una localizzazione estremamente vantaggiosa per il recupero di questo sito. Andiamo avanti. Questo è un altro grande vantaggio spendibile per Genova, e cioè la vicinanza di tutte le arterie di comunicazione. Il porto è a 20 metri, la banchina che stiamo allungando, abbiamo giudicato i lavori ora di fronte a NBIC, che ospiterà le ultime navi da crociera dell'ultima generazione, è di fronte a NBIC. L'aeroporto è
a pochissimo, 6 km e mezzo, l'autostrada a 2 km e mezzo, la stazione è vicinissima. Quando alcuni problemi infrastrutturali della città saranno superati, sarà certamente un sito estremamente fruibile. Mi avvio all'ultima slide, che fa vedere quello che dicevamo prima. Questi sono, nei vari colori, non è importante che voi riconduciate i colori ai soggetti, questa è una sorta di accerchiamento come Fortapace, sono tutti gli operatori che operano intorno a NBIC. Noi abbiamo il terminal crociere operato la stazione dei Mille, abbiamo Santoro che opera i rifiuti in porto, abbiamo i rimorchiatori, abbiamo Romare, abbiamo tutta una serie di soggetti le cui attività e le cui aree devono essere contemperate con l'attività di NB. Questo è stato, insieme alla revisione del vircolo archeologico e elettroprobativo, la principale difficoltà che abbiamo avuto per arrivare a quello che sarà poi l'avvio dei lavori, che parlerà Cristian Vitali. L'ultima considerazione è che in questo momento Genova, avete visto prima i riferimenti al waterfront, ha solo nel programma del porto circa 40 progetti. Immaginate la mole di iter di approvazione, appalti, esecuzione, contratti, contenziosi che questo si porta dietro. È un lavoro estremamente faticoso, le strutture amministrative sono molto sollecitate, ci vuole un po' di mutua comprensione, un po' di pazienza anche da parte dei cittadini per accompagnare questo processo, ma è indubbio che l'esito sarà sicuramente di grande rilevanza. Grazie.